Torniamo alla notizia che vi abbiamo dato in apertura del telegiornale. L'ETA ha colpito ancora poco fa a Madrid, un'autobomba esplosa e sono almeno 6 le persone rimaste ferite, di cui una in fin di vita, coinvolti anche 2 bambini. È la terza esplosione in 2 giorni in Spagna. Questa mattina è stato ucciso il leader dell'Associazione degli Industriali, mentre ieri notte a Bilbao sono morti 4 militanti dell'ETA, uccisi dallo scoppio dell'esplosivo che stavano trasportando.